Dal Vangelo secondo Luca. Si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della resurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti, non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della resurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Il brano evangelico di oggi vuole dare una risposta al più grande enigma che angoscia il cuore dell'uomo, perché a un certo punto la nostra vita si conclude. Siamo diventati uomini 150.000 anni fa, quando, come dicono gli antropologi, da quel cespuglio dei primati è germogliato un ramo che siamo noi, i sapiens sapiens, caratterizzati dal fatto che siamo autocoscienti, diciamo io. E proprio perché siamo autocoscienti ci interroghiamo: da dove sono venuto io? Come mai sono qui? Chi mi ha voluto? C'è un qualcuno che vuole entrare in dialogo con me, o sono solo su questa terra? Che senso ha il mio esistere? E poi il grande interrogativo: perché la mia vita finisce quando io desidero vivere e vivere per sempre? Ecco l'enigma al quale gli uomini di tutti i tempi hanno cercato di dare una risposta. Ricordiamo gli egiziani cosa hanno fatto: mummificavano, perché volevano dire alla morte: tu ci hai portato via questa persona cara, ma noi ti mostriamo che riusciamo a trattenerla, che quindi vinciamo la morte. In realtà, mummificare, con quei riti e cerimonie e pratiche funerarie complicate e minuziose, in realtà cosa facevano quando mummificavano? Non vincevano la morte, non facevano altro che costruire un monumento alla vittoria della morte. Popoli della Mesopotamia, dalla loro letteratura, la prima letteratura che noi conosciamo, quella dei Sumeri, ha affrontato immediatamente questo interrogativo, che è quello più angosciante. Ricordiamo il mito di Gilgamesh, perché la filosofia non comincia con i presocratici, comincia con questi miti che non sono storielle, sono tentativi di dare una risposta agli interrogativi più profondi che l'uomo si pone. E il mito di Gilgamesh vuole proprio mostrare come l'uomo sia angosciato di fronte alla morte, invincibile. Gilgamesh, che con l'amico Enkidu riesce a domare tutti i mostri, Hubaba, il mostro guardiano della foresta dei cedri, e poi insieme all'amico Gilgamesh abbattono il toro celeste. Lo vedete, quel sigillo sullo sfondo, sigillo
nel secondo millennio avanti Cristo, Gilgamesh che doma il toro celeste e Enkidu, suo amico, che riesce a ucciderlo, ma poi a un certo punto la morte ghermisce l'amico Enkidu e Gilgamesh non si rassegna, vuole sapere dove è andato a finire, lo vuole riportare indietro e allora parte per questo lungo viaggio verso il regno dei morti. Vuole incontrare il suo antenato, Utnapishtim, l'eroe del diluvio mesopotamico, e vuole sapere da lui come hai fatto tu a diventare l'unico uomo che ha raggiunto l'immortalità. E parte per questo viaggio e quando arriva al confine fra i due mondi incontra Shidduri, la taverniera, alla quale dice: Gilgamesh, dove stai andando? Quando gli dèi hanno formato l'umanità, agli uomini hanno riservato la morte e hanno trattenuto per sé la vita. Quando l'uomo muore, parte per un paese senza ritorno. Questa è la risposta che gli uomini della Mesopotamia hanno dato attraverso questo mito celeberrimo di Gilgamesh. Il mondo ellenistico, anche lui ha tentato di dare una risposta con i miti, il mito di Orfeo, simbolo dell'uomo che riesce con il suono della sua lira a dominare tutti gli animali, fa danzare le piante, smuove le rocce, ma quando muore Euridice non riesce a vincere la morte. Cosa ci dice questo mito? Mito anteriore al filosofare dei socratici, ci dice che l'uomo con la sua arte, la sua tecnica, può domare tutto, dominare il mondo, ma non vince la morte. Ma vedete Orfeo in quel mosaico del III secolo che è stato trovato a Tarso, in Cilicia. Quante cose succedono nella nostra vita? Nasciamo, cresciamo, ci innamoriamo, formiamo una famiglia, abbiamo dei figli che educhiamo, poi proviamo gioie, dolori, coltiviamo sogni, speranze. Ma poi ci dobbiamo sempre interrogare, questa vita che è fatta di sorrisi e di lacrime, perché un giorno finisce? Si interrompono tutti i nostri dialoghi di amore, gli affetti, i rapporti con le persone care. La domanda, torniamo nel nulla dal quale ci hanno tirato fuori con un atto di amore i nostri genitori? Ma se tutto finisce così, che senso ha mettere al mondo dei figli? Per consegnarli a questo mostro che è la morte, anche se conducono una vita felice, ma che senso ha vivere se poi tutto si conclude? E se esiste un Dio con il quale l'uomo può entrare in dialogo perché lo conosce con la sua mente, la sua intelligenza? Questo Dio a un certo punto ci ha messi in questo mondo, ha creato questo universo, ha voluto che venisse fuori questa creatura, poi la fa morire. Questo Dio è crudele. Tutti andiamo a finire nell'Ade. La domanda, rimaniamo lì? È quella la nostra meta ultima? Allora perché correre tanto nella vita se poi tutto finisce nella polvere? Ecco gli interrogativi che gli uomini si sono sempre posti e quando sono arrivati poi i filosofi, Socrate, si sono posti queste domande e hanno cercato di dare delle risposte, ma non convincevano nessuno, perché gli uomini alla fine dicevano il nostro destino è l'Ade. In Israele adesso, cosa pensavano gli israeliti? Sullo sfondo vedete una tomba che è del tempo di Gesù, la tipica tomba con la ruota che chiudeva quella bocca del sepolcro. Lì andavano a finire tutti, è proprio quella grotta, l'immagine dello Sheol. Sheol è una parola ebraica che viene dal verbo shahal, chiamare. Quella grotta pare proprio che chiami
tutta l'umanità. Il vostro destino è questo. Ed Israele si pensava così, gli uomini entrano lì, poi si chiude questa tomba e là nello Sheol la vita è uguale per tutti. Sono ombre, sono degli zombie, dei fantasmi. La vita vera è qui, là c'è un tipo di sopravvivenza, ma senza senso. Non si loda nemmeno il Signore là nello Sheol. Ecco, è in questo contesto che i salmisti, innamorati di Dio, hanno tentato anche loro di dare una risposta, ma non sono partiti dai ragionamenti che facevano Socrate, Platone. Sono partiti dall'amore. Loro erano innamorati del loro Dio, dialogavano con Dio, pregavano il Signore, comunicavano con Lui, erano innamorati di Dio e avevano capito che anche Dio era innamorato di loro. E allora qual era la conclusione che loro tiravano? Dio non mi può abbandonare nello Sheol. Non mi può abbandonare perché lascerebbe un suo fedele, un suo chassid in ebraico, il suo innamorato nella fossa. Non è possibile, perché la persona che è innamorata fa di tutto per riportare a sé la persona amata. E allora il salmista, l'autore del Salmo 16, dice: io non so come, ma tu, oh Dio, mi indicherai come uscire dallo Sheol, mi indicherai il sentiero della vita. E allora sarà gioia piena la tua presenza, dolcezza senza fine dell'abbraccio della tua destra. Ecco la differenza fra i filosofi greci che partivano da ragionamenti sull'anima immortale. No, i salmisti cominciano a parlare di un rapporto di amore che non può essere rotto, perché se Dio si è innamorato dell'uomo non lo può abbandonare nel sepolcro. Però anche questo era un ragionamento che non aveva conferme nella pratica, nella realtà. Era un'intuizione di gente innamorata. La risposta viene solo, e noi siamo dei privilegiati, l'abbiamo avuta nella Pasqua. Lì abbiamo avuto la verifica che questa preparazione dell'umanità ad accogliere la luce piena sul senso della vita era stata confermata dalla risurrezione di Cristo, perché nel nostro mondo è entrata una vita che non è più quella biologica. Quella biologica è destinata a finire, quella delle piante, degli animali, e anche la vita biologica dell'uomo è destinata a finire. Ma quando è arrivato Cristo in questo mondo, ha portato in questo mondo una vita che non è più quella biologica, è la vita dell'Eterno. E se l'Eterno ci comunica questa vita, allora l'uomo è immortale. Diceva bene Dostoevskij: se esiste un Dio, io sono immortale. Beh, vediamo adesso il brano evangelico. Gesù ha a che fare con i Sadducei. In genere noi nel Vangelo incontriamo i farisei, li abbiamo incontrati tante volte in queste settimane. Oggi invece abbiamo i Sadducei. Chi erano questi Sadducei? Il loro nome viene da Sadoc, che era un sacerdote del tempo di Salomone. I suoi discendenti erano stati riconosciuti come gli unici sacerdoti legittimi del Tempio. Erano l'aristocrazia di Gerusalemme, gente ricca, collaborazionisti del governo romano, e non godevano di buona considerazione presso il popolo. Erano degli esecutori impeccabili di riti, funzionari del sacro, là nel Tempio, e si presentavano come i mediatori fra il popolo e Dio. Non si poteva offrire un sacrificio a Dio senza passare attraverso di loro. E tutta la pratica religiosa era orientata ad avere benedizioni da Dio, ma il popolo
per poter avere benedizioni da Dio doveva passare attraverso questi mediatori che erano i sacerdoti. C'erano le offerte e c'era tutto quel traffico di commerci nel Tempio, là, nel portico regio, nella parte sud della spianata del Tempio, là dove Gesù poi ha buttato tutto all'aria. Bene, questi sacerdoti tiravano in ballo Dio perché dando qualcosa a Dio potevano ricevere da Lui un qualcosa che erano le sue benedizioni, era un commercio con Dio. La catastrofe nazionale del 70 d.C., quando Gerusalemme è stata distrutta, ha spazzato via il Tempio, ha distrutto il Tempio e ha annientato anche questa setta religiosa che erano i sacerdoti del Tempio, i Sadducei. Per i cristiani i Sadducei sono legati a due nomi che tutti noi conosciamo, Anna e Caifa. Sono loro i veri responsabili della morte di Gesù perché il loro potere, la loro ricchezza economica, quindi questo mondo antico legato a una forma religiosa che non era quella che Dio voleva, era infastidita dalla predicazione di Gesù che voleva un mondo nuovo, una religione nuova, un volto di Dio che non era più quello che era predicato dalle guide spirituali di Israele. È per questo che hanno voluto toglierlo di mezzo. Cosa pensavano questi Sadducei della risurrezione? Pensate, i sacerdoti del Tempio che passavano il loro tempo là lodando il Signore, offrendo sacrifici a Dio, non credevano nella risurrezione. Pensavano che gli uomini, dopo questa vita, finivano nello Sheol e lì si concludeva tutto. Beh, del resto, essendo ricchi, non avevano bisogno di un'altra vita. Loro pregavano Dio con i loro sacrifici perché li benedicesse e difatti erano persone ricche, stavano benone, il paradiso era già qui, non gli interessava un'altra vita. Credevano invece in un'altra vita i farisei, l'altra setta, però credevano in un modo molto rozzo. Pensavano che la risurrezione fosse un ritorno a una vita come questa, senza tutti i guai, tutti i dolori che ha la nostra vita, però era un prolungamento di questa vita migliorata. Forse ci stupisce il fatto che mentre gli egiziani credevano in un'altra vita, gli ebrei, il popolo di Israele, fino alla metà del secondo secolo avanti Cristo, quindi fino a un 170 anni avanti Cristo, non credevano affatto in un'altra vita. Il termine risurrezione compare nel libro di Daniele, quindi siamo nel 160-170 avanti Cristo. Per quale ragione compare questo termine? Se noi avessimo chiesto a Geremia, a Isaia o ad Abramo prima di loro, ma l'uomo continua a vivere, ci avrebbero risposto tutti? Non lo sappiamo. Quello che ci interessa adesso è seguire ciò che il Signore ci indica, perché così possiamo essere felici qui, poi noi non sappiamo cosa capita dopo. Così pensavano gli israeliti, anche i profeti, anche Davide. Non si ponevano questo interrogativo, erano ripiegati sulle realtà di questo mondo. E ha un messaggio importante per noi, che è quello di dire: stai attento, che la vita in questo mondo, la vita biologica, è molto importante. Ma Gesù ci darà la prospettiva, il senso che ha questo numero di anni, che non è poi tanto lungo, che dobbiamo passare in questo mondo. Sarà la gestazione che ci permette di preparare la vita
dell'Eterno, che noi poi godremo nel mondo di Dio. Ecco, dicevo, il termine risurrezione entra molto tardi, e sono i Sadducei che si presentano a Gesù e gli pongono questo interrogativo. Si erano accorti che Gesù la pensava come i farisei quanto alla risurrezione, ma poi intendeva la risurrezione in un modo completamente diverso. Perché? Perché nel secondo secolo avanti Cristo Israele ha cominciato a interrogarsi proprio nel momento della persecuzione. Diceva: ma i giusti che si sono comportati bene sono vissuti per essere fedeli alla legge e hanno lo stesso destino dei malvagi, di coloro che li hanno perseguitati, i Seleucidi, per esempio, che erano coloro che volevano porre fine alle tradizioni religiose di Israele, hanno lo stesso destino? Ecco, è questo il tempo in cui dicono i martiri, i giusti, quando giungerà il Messia, quando giungerà il regno di Dio, risorgeranno, torneranno fuori dai sepolcri per partecipare al regno di Dio. I malvagi no, i malvagi rimarranno morti per sempre. La risurrezione era riservata ai giusti, ma di quale risurrezione si trattava? Di un rivivere in questo mondo, una vita migliorata, ma sempre un ritorno alla vita di qui. E chi la pensava come i farisei? Era Marta. La ricordiamo nel Vangelo, quando Marta dice a Gesù: io so che mio fratello risorgerà nell'ultimo giorno. Marta la pensava come i farisei. Suo fratello Lazzaro era un giusto, quindi nell'ultimo giorno sarebbe risorto. E Gesù dice a Marta: no, non è così, non risorgono così gli uomini. La vita che io dono è per la non morte, è una vita che non è quella biologica e non è un ritorno alla vita biologica, è una vita che viene donata da Dio all'uomo ed è la sua stessa vita, la vita dell'Eterno che non è toccata dalla vita, dalla morte biologica. Ecco la differenza fra il modo come Marta si aspettava una risurrezione, un ritorno in questo mondo, e come invece Gesù ci dice non è un rivivere, perché questo del resto non avrebbe alcun significato, perché Dio dovrebbe aver fatto l'uomo che muore e poi lo fa ritornare a questa vita. È un non senso. La vita biologica si conclude perché ha un suo cammino. Ciò di cui l'uomo ha bisogno è l'unico modo per vincere la morte e che ci venga donata una vita che non è toccata dalla morte biologica. Solo se Dio, l'Eterno, ci dona il DNA della sua vita, allora l'uomo è immortale. Ecco, i Sadducei si presentano a Gesù e gli pongono quella questione della donna che aveva avuto 7 mariti, e i Sadducei dicono a Gesù: quando ci sarà la risurrezione, come dicono i farisei, di chi sarà questa donna? Pensavano alla risurrezione come un ritorno a questa vita, e allora come un ritorno a una vita coniugale. E siccome questa donna aveva avuto 7 mariti, per la famosa legge del Levirato, che era una legge che imponeva al fratello di prendersi la vedova per dare posterità e dare continuità al nome del fratello defunto. Era un uso che era comune agli Ittiti, per esempio, e ce l'aveva anche Israele. I Sadducei si approfittano di questa norma per dire: guarda che tu Gesù, che ragioni come i farisei, loro l'avevano interpretato così, stai sbagliando, perché non è possibile poi dare un marito fra 7 a
a questa donna? La risposta è di Gesù. I figli dell'irrappresente della vita in questo mondo prendono moglie e marito, ma quelli che entrano nell'ira eterna, quella di Dio, nella vita futura, costoro sono degni della risurrezione dei morti, e lì non si prende più né moglie né marito, sono come gli angeli di Dio. Nella vita futura non è che continua la vita biologica di questo mondo migliorata, è una vita completamente diversa. È la vita dell'Eterno che è sviluppata durante questo tempo di vita biologica, che cresce attraverso la manifestazione della vita dell'Eterno, che è l'amore, e poi quando si conclude la vita biologica può finalmente manifestarsi la vita dell'Eterno che ci è stata donata. Notate, sullo sfondo ho messo due immagini. Vedete il dipinto di Rubens della risurrezione di Cristo e poi un'icona. Notate la differenza, perché qui ci sono due concezioni della risurrezione e della vita eterna molto diverse. Nel dipinto di Rubens voi vedete il risorto con una forza prorompente, muscolosa, ma pare proprio che ritorni in questo mondo, con la vita di prima, con un corpo fatto di atomi. E questa sarebbe la risurrezione, è un retaggio di questa mentalità che avevano i farisei della risurrezione. Gesù non parla di risurrezione, ma di vita dell'Eterno che viene donata. Non è la stessa cosa, perché risurrezione pare che ci riporti di qui. La vita dell'Eterno ci porta invece nel mondo di Dio. Notate come nell'icona non abbiamo il risorto che torna in questo mondo, ma è la vita dell'Eterno che scende nell'abisso dello Sheol, della morte, dove sono arrivati tutti gli uomini, e quando arriva la vita dell'Eterno nello Sheol, quello Sheol viene svuotato. Ricordate, è come nel Vangelo secondo Marco, quando le donne giungono al sepolcro e c'è quel giovane, perché nello Sheol la vita è giovane. Quel giovane dice alle donne: cercate Gesù, il crocifisso. Guardate, non è qui. Non solo non c'è più lui, ma non c'è più nessuno, perché quando è passato lui, ha portato nel mondo dell'Eterno tutti coloro che erano morti prima di lui, perché è entrata nello Sheol con Gesù di Nazareth la vita dell'Eterno. E da quel giorno, quando si conclude la vita dell'uomo, non è per rimanere nello Sheol o nemmeno per ritornare di qui, ma per andare di là, per entrare immediatamente nel mondo definitivo di Dio. La seconda parte del Vangelo di oggi è molto significativa, perché Gesù richiama un testo biblico. Dice che i morti poi risorgano, e con questo termine risurrezione si intende l'ingresso nel mondo di Dio, non una rivivificazione come è accaduto per Lazzaro, un ingresso nella casa dell'Eterno. Cita un testo del libro dell'Esodo, al capitolo 3, dove si dice: il Signore è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. È interessante che gli dei dell'antichità erano dei dei luoghi. Erano dei che appartenevano a un certo popolo. Per esempio, il dio Ben-Hadad,
era il Dio di Damasco, il Dio dei siriani, il Dio Melkart, era il Dio di Rabbatammon, Amman, di oggi, quindi degli Ammoniti, il Dio Ammon era il Dio degli Egiziani, il Dio di Tebe, cioè ogni luogo aveva il suo Dio, e anche in Israele c'era il Dio di Betel, il Dio di Sichem, che governava quel luogo. Notiamo, il Dio di Israele non è il Dio di un luogo, è il Dio delle persone, è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, è un Dio che è entrato in dialogo non con un luogo, ma si sente il Dio delle persone, il Dio degli uomini. Dice Gesù, se Dio non è il Dio di Betel o il Dio di Amman o il Dio di Damasco, è il Dio delle persone, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, costoro non possono essere morti, perché altrimenti sarebbe il Dio dei morti, invece Dio è il Dio dei viventi. Non può avere abbandonato i suoi amici, e la Bibbia chiama Abramo l'amico di Dio. Come può Dio aver abbandonato nel sepolcro Abramo? Non può essere il Dio dei morti, è il Dio dei vivi, perché per Lui tutti vivono. L'unica vita che ci permette di vincere realmente la morte è quella dell'Eterno. Se Lui ci dona la sua vita, soltanto allora l'uomo è immortale. Ed è questo che Gesù è venuto a dirci. E allora, quando noi sappiamo qual è il destino della nostra vita, entra una luce completamente nuova. E allora hanno senso le gioie e i dolori, le speranze, mettere al mondo dei figli. Perché? Perché sappiamo che il destino non è la tomba, ma l'abbraccio nella casa del Padre. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.